Entusiasmanti scoperte sono emerse recentemente a vivificare l'argomento dell'orientazione archeoastronomica dell'Acropoli. Appartengono all'impegno del ricercatore Ornello Tofani. Egli, attraverso la paziente analisi del corridoio poligonale della Porta Minore, ha scoperto che quell'apertura, connotata sull'architrave da tre elementi fallici, simbolicamente sa riproporre la dimensione della fertilità, amplificata ad un livello cosmico. Nel giorno degli equinozi, infatti, il sole penetra i circa 17 metri del corridoio poligonale della Porta Minore. Il raggio solare riesce ad emergere al di fuori del suo specchio d'entrata e si proietta sull'acciottolato di Via Gregoriana. A quel punto, con movimento retrogrado, il medesimo fascio solare si riduce, fino a scomparire, una volta giunto in prossimità dello stipite sinistro della porta. All'interno della stessa porta si compie il ciclo di precessione per le tre stelle della cintura di Orione. Intorno al 2100 d.C. toccheranno il culmine e inizieranno a ridiscendere. In siffatta costruzione megalitica, che articola con precisione assoluta la penetrazione solare e scandisce gli equinozi, dando corso alla visione antichissima di un tempo umano ciclicamente ritmato e definito dagli eventi astronomici, il ricercatore Tofani ha sottoposto a indagine un altro fenomeno ad essa inerente. Al tramonto dei giorni d'equinozi, il disco solare va a scomparire dall'orizzonte proprio frontalmente alla Porta Minore, tramontando nella sella costituita tra i monti Fumone e Montelungo.